Bonneville e Trident, icone indiscusse del mondo moto, cavalli di battaglia di Triumph ieri come oggi. Bonneville per andare a spasso senza fretta e Trident l'emblema indiscusso del tre cilindri. Aggiungiamo la Tiger che nasce come naked stradale e diventa una agguerrita endurona, la rara Trial TR65T650. Non è un mistero che le moderne Triumph Bonneville si siano ispirate alle Bonnie degli anni 60-70. Lo vediamo nella linea, nella posizione di guida, col busto sempre inclinato, ma ancora di più quando siamo in sella a questa bicilindrica. È la disimpegnata filosofia di vita motociclistica che emerge e ti prende con sé. Il retaggio che ancora oggi le Bonnie si portano dentro è trasmesso dalla splendida T120 650, costruita tra il 1967 e il 1970, una delle bicilindriche più classiche e di classe che siano mai state realizzate. La versione di queste foto è tra le più richieste e ammirate dagli amanti delle moto d'epoca, sia per la sua silhouette splendida sia per le sue caratteristiche di tecnica e di guida. Ha il motore capace di erogare 50 cavalli a 6700 giri, pronto a tirar fin dai bassi regimi. È leggera, pesa solo 165 kg, nella stazza quanto nella guida. Ha una buona tenuta di strada, grande maneggevolezza e un telaio preciso. La Bonnie è bellissima anche sui particolari, con la griglia sul serbatoio che enfatizza lo storico logo e le marmitte dalla forma a bottiglia. Una Bonneville del passato, se accudita da mani di un esperto restauratore o di un meccanico che sa dove mettere amorevolmente le mani, si dimostra molto piacevole da usare anche utilizzandola tutti i giorni o usandola nel weekend col passeggero al seguito. Guidandola senza fretta, rispettando la meccanica delicata, la potete gustare fino in fondo su una strada tutte curve. Se poi vi fate crescere dei baffetti alla David Niven, usate un jet dal colore British Green con tanto di Onion Jack in primo piano e occhiali in ordinanza, indossate una giacca di tweed, mi raccomando, sottomettete le protezioni e calzate degli eleganti stivaletti lisci, non importa che siano rigorosamente Oxford style, ma devono essere sicuri. Sarete impeccabili driver e vi potrete presentare col giusto aplomb a fianco della vostra Bonnie. Una curiosità, perché questa bicilindrica si chiama Bonneville T120? Perché il nome è quello del paesino americano dello Utah, dove Johnny Hallen conquista nel 1956 il record mondiale di velocità, 345,100 km/h sulla distesa di un lago salato. La T sta per Twin, per ricordare che il suo motore è bicilindrico e 120 sono la massima velocità in miglia, ovvero 192 km/h, che può raggiungere la moto inglese anche se nessuna Bonnie di quegli anni ha mai sfiorato quella velocità. Nelle foto, i siluri che hanno partecipato nel 1955 e nel 1956 ai record mondiali sulla distesa del lago salato dello Utah negli States. Nella foto 10, Allen è al centro dell'immagine. Pensate a una super sportiva del 1968. Non ne conoscete? Vi facilitiamo la vita, vi presentiamo la Triumph Trident 750. Il nome richiama immediatamente il numero dei cilindri del suo motore, fondamentalmente pezzo di meccanica motociclistica. Si è immediatamente affascinati da questo tre cilindri e quando poi lo avvii, il suo sound vigoroso da silenziatore a razzo trasforma la meraviglia iniziale in un vero amore. Un'attrazione che ha riguardato anche Giacomo Agostini, che acquista, con il generoso sconto del 40%, una delle prime Trident arrivate in Italia. Giacomo racconta che si guida bene, era equilibrata e veloce. Mimo la usava per allenarsi e lo faceva su strada, perché occorre ricordare che molte gare, compreso il TT, si disputavano su stretti circuiti stradali, oltre che nei canonici circuiti. La prima versione della Trident, quella entrata in produzione nel 1968, ha una potenza di 58 cavalli a 7250 giri minuto, che gli permette di raggiungere una velocità massima di 202 km/h. La Trident ha una linea che spacca rispetto al solito, rotondo serbatoio, e proprio questa immagine di rottura verso il passato non convince i puristi del marchio. Anzi, possiamo parlare del suo primo anno di vita in un clamoroso flop sul mercato degli States, quello che doveva essere il più vantaggioso. Anche gli affascinanti silenziatori di scarico a sogliola sono oggetto di derisione, perché vengano chiamati ray guns, ovvero fucili a raggi, come quelli che sparano scintille nei film di fantascienza di serie B. La guida della Trident però non è da ridicolo fumetto, ma è decisamente eccitante. La stabilità è senza confronti per l'epoca, l'accelerazione imperiosa anche con il cambio a sole 4 marce. Insomma, la tre cilindri è leggera, maneggevole e sportiva. Poi occorre fermarsi e allora il freno a tamburo a doppia camma pensa solo a rallentare.
rallentare, più che decelerare con forza. Arriverà il freno a disco nel 1972, senza parlare degli inconvenienti dell'impianto elettrico Lucas, la registrazione quasi continua del gioco valvole, l'olio che usciva dalle custodie delle aste della distribuzione. Insomma, richiedeva tanta attenzione, ma dava soddisfazione. La Triumph Trident 750 ha conosciuto però nel 1968 un vero e solo nemico, molto comune ad altre superbike del tempo, la meravigliosa, affidabilissima e perfetta Honda CB750. A metà degli anni 70 l'offensiva dei giapponesi è di quelle che fanno paura. La Triumph, come altre aziende europee, entra in crisi. Le sue famose bicilindriche non vengono aggiornate, mentre la rata di vendita si sta progressivamente sbriciolando. Nonostante mille inconvenienti, la Triumph cerca disperatamente di restare in vita. Ci riesce grazie ai finanziamenti statali del governo laburista, che permettono la costruzione di una cooperativa. Nel listino ci sono le bicilindriche di sempre, ma dall'importatore francese arriva una richiesta interessante: una nuova Street Scrambler. La moto viene presentata al Salone della Moto di Parigi del 1980, dove la Triumph mostra a sorpresa la TR7T Tiger Trail. È dal 1973 che la casa di Meriden non propone più di un modello del tipo on-off, ma il successo che sta ottenendo la BMW R80 GS e il crescente interesse verso i grandi raid africani motivano il ritorno. Il prototipo della TR7T viene allestito a tempo di record, in sole 2 settimane, per poter essere spedito a Parigi per l'inaugurazione del salone. Si basa sul motore bicilindrico della Bonneville T140, rivisto nella distribuzione, alimentazione, rapportatura finale e scarico. Si hanno così 42 cavalli a 6500 giri minuto, una potenza adeguata per una on-off. Esteticamente la TR7T monta il serbatoio a goccia da 2,7 galloni, 10,45 litri. Inedito parafango anteriore in plastica e una corta sella. Colore scelto un bel giallo acceso con una T stilizzata sul serbatoio. L'accoglienza del pubblico francese è molto buona, così come i vari report della stampa. Anche inglese, che vede nella nuova TR7T un concorrente alla nuova Endurona BMW R80 GS. Concluso il salone, la moto torna a Meriden per effettuare lo sviluppo ed entra in produzione nel giugno del 1981, destinata però solo ai mercati francesi, inglese, tedesco, svizzero e olandese. Dopo l'arrivo del nuovo motore bicilindrico di 650 cm3 montato sulla Thunderbird ES, alla versione di 750 cm3 viene affiancato nel 1981 anche il modello di minore cilindrata. Riporta la sigla TR65T e ha la stessa potenza della 750, ma rispetto alla sorella di maggiore cilindrata il motore è verniciato in nero. C'è un diverso silenziatore e ampia griglia paracolore. Il colore resta lo squillante Sunburst Yellow.